ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Man of the Sport. Allora, torniamo con l'angolo motori, parliamo del Gran Premio di Valencia, ultima prova del mondiale di MotoGP e a vincere è Andrea Dovizioso, quindi chiude la stagione come l'aveva iniziata il campione italiano, una vita veramente pazzesca perché una giornata clamorosa in cui veramente è venuta giù tanto di quella pioggia che veramente non poteva piovere di più di come ha piovuto oggi a Valencia, veramente una situazione pazzesca. E allora raccontiamo un po' cosa è successo nella gara. Una gara veramente complicata, sospesa quando mancavano 14 giri alla conclusione del Gran Premio e poi ricominciata intorno alle 3 del pomeriggio. Una gara anche sfortunata perché ha visto l'ennesima caduta di Valentino Rossi quando il dottore era secondo e preceduto da Dovizioso. Poteva giocarsi il podio, invece una caduta ha veramente rovinato un Gran Premio che veramente poteva regalare per Valentino un bel risultato. Una stagione sfortunata che vede il dottore però comunque chiude terzo dietro ad Andrea Dovizioso e a Marc Marquez. È caduto anche lui nella prima parte del Gran Premio. Era veramente una condizione veramente impossibile oggi. Quindi la classifica finale si conclude con Marc Marquez, 321 punti, campione del mondo, settimo titolo ereditato in carriera, veramente ormai non sono più parole per descriverlo. Secondo posto per Dovizioso, 245, terzo posto Valentino Rossi, 198. Si ritorna in pista a marzo, e classico appuntamento con il Qatar. Vedremo come andrà. Sicuramente spero di rivedere in pista ancora una volta Valentino per combattere ancora una volta contro i migliori al mondo. Altro vediamo di quello che vogliamo parlare di oggi. Sicuramente il secondo posto di Alex Rins per la seconda volta consecutiva a podio nel secondo gradino per Alex Rins, un bel risultato per il pilota spagnolo. Chiude in terza posizione il podio invece Paul Espargaró. Come abbiamo detto, un Gran Premio veramente sfortunato invece per Valentino Rossi, che poteva veramente chiudere nel podio questa stagione, almeno in maniera decorosa. Andiamo invece alla parte più interessante di questo video, quindi le pagelle di fine anno secondo The Man of the Sport. Allora, per Marc Marquez arriva un bel 10 e lode perché veramente è una stagione strepitosa e del cambronsito, e solo applausi per la Honda. E nella prossima stagione ci sarà anche Jorge Lorenzo, quindi se ne vedranno veramente delle belle. E invece un bel 8 per Andrea Dovizioso, che conferma sicuramente quanto fatto di bene l'anno scorso. Conferma il secondo posto mondiale. Secondo me merita un 8 sicuramente perché ci ha provato in tutte le maniere, però contro questo Marquez è veramente stata difficile. Un 6 meno per invece Valentino Rossi, che chiude terzo il mondiale. Mi aspettavo di più, chiude con un 6 meno secondo me perché chiude per la prima volta da quando corre in MotoGP e con la Yamaha a 0 vittorie. Lasciatemi dire che è un grandissimo ringraziamento per quello che ha fatto vedere in questo anno, in questi anni, a Dani Pedrosa, che oggi si ritira dalla MotoGP. Quindi veramente solo applausi per Dani Pedrosa. E ci ha fatto vivere veramente delle stagioni clamorose. Da quando ero bambino lui è veramente ha corso con grandissima emozione, con grandissima bravura. Quindi veramente applausi per Dani Pedrosa, che oggi si ritira ufficialmente dalla MotoGP. Grazie Dani per quanto hai dato, veramente ti ricorderemo a lungo come un grande pilota. Grandissime battaglie con Marquez, grandissime battaglie con Valentino e con tutti quelli che hanno corso in MotoGP in questi anni. Quindi si conclude un'altra stagione di MotoGP, noi ci rivedremo sicuramente con news durante questi mesi di assenza e poi ci ritroveremo a marzo per l'inizio della nuova stagione nel Moto Mondiale. Ciao a tutti ragazzi da The Man of the Sport!